Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di Google Home Mini e musica via Bluetooth. Come vediamo, ho tra le mie mani un Google Home Mini collegato a una batteria Kiwi Design di cui ho già realizzato un video e vi lascio il link qua sopra nelle schede, ma in questo video andiamo a vedere come andare a utilizzare la cassa Google Home come un dispositivo Bluetooth. In più, con questa cassa Bluetooth esterna andiamo poi a vedere come è possibile indirizzare il suono della cassa Google Home direttamente su un altoparlante Bluetooth esterno. Prima di andare a vedere come ascoltare la musica via Bluetooth sul nostro Google Home Mini, metti un mi piace sotto il video e iscriviti al canale per non perdere tutti i prossimi video. Il procedimento in realtà è molto semplice, ci basterà attivare l'accoppiamento Bluetooth dal Google Home Mini con un comando vocale. Attiva accoppiamento Bluetooth. Perfetto. Per connetterti, apri le impostazioni Bluetooth e cerca il dispositivo col nome bagno. Quindi andiamo a ricercare da impostazioni Bluetooth il dispositivo. Come vediamo, lo trova col nome bagno. Quindi andiamo a selezionarlo direttamente dal telefono. Ha dato un suono in modo tale che ci conferma che è connesso. Infatti si vede anche dall'applicazione che lo dà connesso. Quindi se faccio partire ad esempio della musica da Spotify direttamente dal telefono, vediamo che parte in automatico sulla cassa Bluetooth. La stessa cosa la possiamo fare ad esempio utilizzando l'applicazione YouTube. Più di 10 milioni di italiani. E quindi, come vediamo, ascoltiamo direttamente l'audio del nostro video direttamente sul nostro Google Home Mini. È una cosa molto utile soprattutto se stiamo appunto guardando un video e abbiamo bisogno di avere un audio qualitativamente migliore. Posso andare ad aumentare il volume direttamente dalla cassa Bluetooth e Google imposta il volume al 20%. E come vediamo è possibile andare anche a dargli i comandi direttamente con la voce per aumentare il volume o abbassarlo. Come avete visto da inizio video, abbiamo anche qui questa cassa Bluetooth. Andiamo a vedere che cosa possiamo fare con una cassa Bluetooth esterna il nostro Google Home Mini. Accedendo sempre dall'applicazione Google Home, possiamo andare nelle impostazioni dell'altoparlante che abbiamo a disposizione e nelle impostazioni dispositivo andare in altoparlante predefinito. Qui potremo, come vediamo, andare a selezionare in questo caso la cassa Google Home come altoparlante predefinito per musica e audio, ma possiamo anche accoppiare un altoparlante Bluetooth, come vediamo dalla funzione presente qua, per andare ad ascoltare la musica direttamente su una cassa esterna sincronizzata con il nostro Google Home Mini. Andiamo quindi ad accendere la nostra cassa esterna. E quindi, per fare in modo che la cassa esterna Bluetooth e il nostro Google Home Mini si parlino, cliccheremo su accoppia altoparlante Bluetooth. L'applicazione andrà a effettuare la ricerca, trova il nostro DOS Genie, quindi andiamo a sincronizzarlo. Lo abbiamo trovato, quindi diamo fine. E a questo punto gli diciamo nelle opzioni di riprodurre musica e audio direttamente sulla cassa Bluetooth. Se quindi adesso andiamo a far partire ad esempio della musica dal nostro Google Home, fammi ascoltare un po' di musica. Certo, metto un po' di musica da Spotify. Come vediamo, l'audio arriva da questa cassa. Se infatti io vado a spostare il mio Google Home Mini, sentiamo che l'audio continua a sentirsi. Con questa funzione, quindi, come vedete, è possibile andare ad ascoltare la musica direttamente su una cassa esterna. Inoltre, mentre ascoltiamo della musica sulla cassa esterna, possiamo controllare il volume e Google imposta il volume al 100%. Ehi Google, stop. Ehi Google, prossima canzone. Quindi, come vediamo, è possibile continuare a dare i comandi vocali tramite il nostro Google Home, ma ascoltare invece l'audio e la musica direttamente dalla nostra cassa Bluetooth. In questo modo quindi abbiamo un'ulteriore alternativa per ascoltare la nostra musica magari su delle casse Bluetooth più potenti rispetto al nostro Google Home Mini o a quella che ho utilizzato io in questo video. Se poi vogliamo ovviamente ripristinare l'audio sulla nostra cassa nelle impostazioni del dispositivo e come altoparlante predefinito ridare il dispositivo stesso.
In questo modo andremo a riascoltare musica e audio direttamente dal Google Home Mini e non più dalla cassa esterna. Se avete delle domande su come ascoltare la musica via Bluetooth sul Google Home Mini, lasciate pure un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi mini tutorial per l'utilizzo del vostro Google Home e se avete delle richieste particolari vi chiedo di mettere un mi piace o un non mi piace sotto a questo video, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per ricevere notifica a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Iscrivetevi al canale. Per questo video col Google Home Mini è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!